La costruzione del grafico a linee che mi presto a fare in realtà dovrà giovarmi anche a fare delle previsioni, perché io ho un piccolo campione di dati. So che se sono 60 metri quadri, grosso modo il canone mensile è 600, se sono 65, grosso modo è 630, fino ad arrivare magari a 100, e dire se sono 100 metri quadrati il canone mensile è 830. A questo punto, questo tipo di relazione magari calza poco, però il concetto che conta è quello su access, ovviamente, mi consente magari di stabilire, di dire, ma fa che è probabile che tra i metri quadrati il canone mensile vi sia un rapporto, in maniera tale che io, conoscendo i metri quadrati, posso anche ipotizzare un canone mensile. E cioè, mi stavo chiedendo, se i metri quadrati sono 150, a quanto ammonterà il canone mensile? Ci sarà una possibilità che Access mi dia questa formula di calcolo? In realtà questa possibilità c'è, vediamo come. Creiamo innanzitutto un grafico a linee di questa relazione, per cui crea, vado in creazione grafico pivot, elenco campi e esplodo i dati, ovviamente i metri quadrati li pongo sulla base, cioè sull'asse delle x fondamentalmente, il canone mensile invece sull'asse, chiedo scusa, lo riporto al centro del diagramma. A me non serve questo tipo di andamento rappresentato in questa maniera, per cui diciamo questa rappresentazione grafica la seleziono, vado in cambia tipo di grafico e voglio che avvenga tramite delle linee. Scelgo le linee magari smussate, il primo tipo, e chiudo. Poi seleziono la linea perché sia, vedete, tutta quanta selezionata, quindi con un doppio clic vado in strumenti, in finestre delle proprietà, e aggiungo non soltanto ciò che è etichetta dati. Vedete, nelle proprietà, più in particolare nella scheda generale, aggiungi etichetta dati, ma aggiungo anche un'altra cosa molto importante, cioè la linea di tendenza, quella linea grazie alla quale io posso, anche in assenza di valori, immaginare che cosa accadrà per dei valori futuri. Se vedete bene, questa linea di tendenza che è stata rappresentata, che sarebbe quella nera, sintetizza l'andamento della linea blu, fondamentalmente, e non soltanto, mi ha dato anche una, diciamo, come posso dire, mi ha dato anche una formula che magari mi dice che tra le due variabili, cioè i metri quadrati e il canone mensile, vi è una relazione di tipo lineare, e cioè all'aumentare dei metri quadrati aumenta in maniera proporzionale, diciamo così, tra virgolette, anche l'importo del canone mensile. Con questa formula, che vediamo che sarebbe in modo particolare, dice qui y uguale 45,429x più 536, io posso calcolare il prezzo che mi verrà richiesto in corrispondenza di un certo numero di metri quadri. Per cui se i metri quadri ad esempio saranno 150, io farò e dovrò calcolare y, quindi, cioè diciamo l'importo che mi verrà richiesto, io farò 45,429x, cioè 150, più 536, e avrò la possibilità di trovare il corrispondente prezzo canone mensile che mi verrà richiesto.